credo di trovarmi totalmente d'accordo con Andrea, un po' tutte abbiamo questa filosofia. Sicuramente dopo dei risultati positivi ci saranno un po' di aspettative in più, penso di poter dire che sono quelle aspettative che ti fanno anche un po' piacere, quindi sapere che magari le squadre ti temono un po' di più è, credo che possa essere anche un fattore positivo, ovviamente dipende poi da come intendiamo gestirla. Il nostro focus è sempre stato, anche l'anno scorso, nonostante con un buon risultato, quello di incrementare le nostre performance e di giocare un rugby di un buon livello. Ed è quello su cui continuiamo a lavorare, soprattutto quest'anno che, come diceva Andrea, è lungo e impegnativo. Quindi ci sarà da aspettarsi un Sei Nazioni come tutti quelli che abbiamo fatto fino adesso, oso dire, però... sicuramente con un po' più magari di confidenza in noi stessi, anche se sappiamo che il calendario è un po' più duro e diverso rispetto magari a quello che può essere stato quello dell'anno scorso. Guarda, adesso come adesso non so darti una risposta ben precisa. Siamo un bel po' che tra virgolette giochiamo all'estero, c'è qualche ragazza in Francia e anche nel passato qualche mia compagna della nazionale ha giocato comunque anche in Inghilterra, comunque un campionato di un livello magari un po' più alto rispetto al nostro. Credo che comunque le giocatrici siano in grado di emergere anche nel nostro campionato domestico, quindi secondo me non è quello a farti fare magari uno step in più, è sicuramente una cosa che può come dire, allargare la tua visione, conoscere un'altra cultura, un altro modo di allenarsi, di giocare, comunque di un buon livello, come dicevamo, come può essere la cultura inglese, credo che possa beneficiare me come ragazza, come persona prima e poi, perché no, anche come atleta. In realtà siamo già 4-5 in Inghilterra, tra magari ragazze della nazionale e non. Perché no? Nel senso, penso che con il crescere della competizione, quindi con l'aumentare del livello, ci sia un po' di scambi tra i vari paesi. Come ho detto prima, abbiamo molte ragazze anche in Francia, ad esempio, quindi perché no? Non credo che sarebbe una cattiva esperienza.